bentornati alla notizia di Grande Fratello VIP. Oggi con le ultime notizie like. A causa di diverse violazioni del friso, i vipponi dovranno subire una penalità e fare la spesa settimanale con un budget ridotto. È martedì e, come di consueto, per i vipponi è tempo di fare la spesa. Patrizia e Luca convocano tutti i concorrenti in salone e leggono un comunicato. Grande Fratello, in seguito alle reiterate inosservanze delle regole del friso, ha deciso di assegnare una penalità a tutti gli abitanti della casa. Il budget di 380 euro per la spesa è stato per questo motivo decurtato di ben 80 euro. Avete quindi a disposizione solo 300 euro per la vostra spesa settimanale. Al termine della lettura, Amaurais mostra il suo dispiacere. Si sente in colpa per aver violato la regola del friso a seguito della sorpresa ricevuta nella puntata di lunedì. Patrizia prontamente lo ferma, è colpa di tutti. Non c'è bisogno di accusarsi l'un l'altro, ma per la prossima volta è necessario che i concorrenti rimangano immobili. Le emozioni troppo forti, secondo Crisina, possono far dimenticare il friso, ma ciò non vuol dire che debbano farsene una colpa. Dal momento che il friso vale per tutti, almeno chi non è in preda a turbamenti emotivi, dovrebbe sforzarsi di stare fermo perché la penalità grava su di loro a prescindere da chi abbia violato l'obbligo di non muoversi. Luca è preoccupato, perché il budget decurtato potrebbe creare delle difficoltà non indifferenti, ma nonostante tutto, di buona lena, si mette al tavolo e cerca di fare quadrare i conti insieme agli altri VIP. Contrariata, Vilma non partecipa all'attività, è ancora risentita per le discussioni avute nelle scorse settimane a causa proprio della spesa settimanale. Grazie per aver guardato l'intero video. Metti mi piace e commenta la tua opinione in modo che possiamo discutere. Non dimenticare di premere il campanello per seguire e aggiornare tante interessanti novità. Ci vediamo nei prossimi video.